Sono un nuovo Cassio, sono Black Force, vi porto uno ZVZ ZVZ di rame, dove mi ha detto che andrà ad usare gli Swarm Host. Ho finito finalmente gli esami, quindi siamo liberi. Non ho castato per 2 giorni perché mi dovevo preparare gli orali, è andato tutto bene, quindi ora posso concentrarmi su StarCraft e altri impegni che più che impegni sono piaceri di vita veramente. E tanta, come si dice, tanta roba che bolle in pentola. Qui si parlano intanto mentre giocano, oh mio Dio. Tre stalking. No, dai. Sempre cose belle. Parlano di musica qui, vabbè. Vediamo un po'. Mi piace come matchup, quindi soprattutto quando si va in micro di Zergling e Banning. Il problema è che qui sto mandando anche un pochettino veloce perché il replay dura 28 minuti e quindi io credo che la partita non sia proprio finita subito, ecco, ma anzi sia durata anche abbastanza se ha fatto Swarmhost. Qui prende il gas, poi esce, quindi vuole solo avere il gas per fare la velocità degli Zergling, che è andato subito a ricercare. Il suo compà invece continua a minare gas. Mucchi di Zergling per tutti e due. Qui il suo avversario ha preso la base, comunque giocata abbastanza safe per entrambi. Io dei Banneling ovviamente subito giù per rame, non si è neanche pensato, proprio il nido di Banneling, boom. Contro, vince Rame perché ha le alette e forse anche qualche zerglino in più, ne perde comunque qualcuno. Sono arrivati ora anche quelli del suo avversario che non hanno però ancora le alette. C'era anche un drone nemico qui, vabbè. Rimpolpa le file dell'esercito Rame. E ora hanno le alette anche quelli dell'avversario. Ora qui l'avversario opta per fare blatte. O ha visto che non ce n'era proprio contro Rame di provare a giocare di Zergling Banneling, oppure prevedendo uno switch a Banneling, una composition di Banneling e Zergling solita, ha detto prova a giocare in contropiede il gioco di Blatt, che è la counter praticamente a questo stile di giocata. È abbastanza Zergling comunque qui. Attenzione, vediamo qui se Rame riesce a non farsi sgamare. Ahia, si è fatto sgamare, però bravo, bravissimo. Qui il suo avversario l'ha sgamato, doveva scappare indietro. Ecco, un banner contro uno Zeg non è una grande idea. E qui cioè, è l'ingaggio della vita quello. 4 banner ha fatto esplodere una quindicina di Zergling sicuri. Qui la resina deve essere salvata, malissimo la perdita di questa resina. Questo Bit Blit non mi sembra un giocatore provetto, è sicuramente di livello inferiore a Rame. A droni come siamo messi, prima base satura per Rame, per il suo avversario no, anche la seconda base con 3, 4, 5, 6, qui ce n'è solo uno. Finite le blatte, finite gli Zergling, qui ora Bitblit deve fare qualcosa perché altrimenti perde. Qui Rame sta continuando con la sua giocata, butta su 2 camere evolutive per fare upgrade, cosa che il suo avversario ancora nemmeno si sta sognando di fare. E 3 banneling, pare che Zegging potresti. Dunque il suo avversario si è chiuso con le 2 camere evolutive e il mucchietto di blatte qui. Quindi qui non passano davvero nessun tipo di unità. Però i banneling, gli Zegging non sono una grande unità da usare in questo caso. Quindi decidi di andare di blatte. Sì, devo dire che approvo, devo dire che mi sarebbe magari piaciuta di più una giocata muta, perché tu hai il controllo della partita, faccio muta e prendo terza, oppure posso addirittura prendere terza e fare muta, tanto il mio avversario ha paura, è qui, non mi verrà a pushare, e se lo fa non ha comunque un numero sufficiente di blatt, io posso comunque difendermi con tanti zeri, ecco qui, queste cose non le capisco quando le fai, perché vuoi spuntare. Cioè, ti sembra un buon trade questo? 4-5 blatte per l'esercito? Questa cosa non è una cosa che devi fare. Tu qui devi mantenere le tue unità qui. Non fargli prendere questa base.
vedere magari se sono Zergling, pulirlo via, dato che la visione è anche con l'overlord, non fargli prendere questa base, ma vabbè, non la vuol prendere. Quindi addirittura hai subito quasi un contro push, un contro arrasto lo possiamo chiamare, un arrasto del tuo avversario, che ora ha più unità di te, perché ha un tier superiore. Ora va bene che tu hai buttato giù con una delle blatte, io ti faccio per dire, voglio fare muta, qui io non prenderei un macro Azeri, prenderei proprio base. Fino a che non ho 3-4 basi vado a prendere basi, poi vado a prendere macro Azeri. No, mi serve il gas se voglio fare muta. Tengo il mio avversario in scacco. Quindi non lo pusho dentro come hai fatto te di ignoranza, ma lo tengo qui fuori. Lui è qui perché tanto lui ha meno unità. Quindi lui sa che se mi viene fuori, io posso, tipo, lo vedo che esce, io posso fare questo giro qui e andargli dentro la base. Ora questo non avrebbe funzionato per cui c'è uno Zergling, ma tu l'avresti ucciso precedentemente. Oppure vedo che esce fuori per pusharmi, scappo indietro con tutta la roba, vengo in base o faccio una valanga di Zergling, oppure vedo che lui da qui a qui ho anche tempo di fare con una delle blatte e buttare giù blatte in quella quantità. Ma ci sta anche la giocata di blatte e pure blatte. Non ci sta con la giocata di sfondamento su un wall stretto. E le camere evolutive hanno 750 vita, quindi hanno anche abbastanza. E qui è chiuso molto bene, impaler con delle blatte, un sacco di camere evolutive e la resina, qui non passa niente. Le blatte sono 01, le sue blatte dove sono? Le sue blatte sono 00 anche qui. Perché l'avversario torna indietro con le blatte? Io le metterei qui, oppure lascio una blatta almeno. Per vederla, rintano, gran giocata rintanare una blatta, dato che ho visto che comunque il rintanamento lui ce l'ha e anche te ce l'hai, quindi vabbè, ce l'hai tutti e due. Artigli scavatori permettono la rigenerazione della vita le blatte sottoterra e in più le fanno anche muovere sottoterra, quindi composition di blatte contro blatte, standard. Qui vince chi ingaggia meglio, chi ha gli upgrade migliori, chi ha più basi. Ora il tuo avversario credo sia ha fatto anche idra il tuo avversario, osta. Anche idralische. Blatte idra contro puro blatta. Non so come qual è l'esercito migliore, perché se ingaggiano bene, mono blatta non è a parità di potenziale offensivo, quindi a parità di supply, dico. Monoblatta è ostico, soprattutto se si parte a micrare forte contro Hydra, secondo me si hanno delle buone chance, perché le Hydra, la blatta fa, vabbè, più di 18 danni, mettiamo che la sua Hydra, la sua Hydra ne fa 13. È vero che ha un DPS maggiore, però il DPS della Hydra può essere cancellato dalla micro del giocatore nel rintanare, togliere la blatta, spostarla dietro, tipo un blink. Non è una giocata semplice, però può essere efficace. E più Banneling contro Hydra, cazzo. Cioè, ottima unità il Banneling contro l'Hydra che non ha corazza. Oppure l'Hydra con cosa la si countera? Zurmost? No, i Banneling no, 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 no. Allora, un attimo di chiarezza. Vabbè, prendiamo lo scontro, tanto va bene. Se tu vuoi fare, hai fatto i Banneling per cosa? Per counterare le Hydra? O per sfondare il muro? Se tu vuoi fare Banneling per sfondare il muro, tiri Banneling contro il muro. Cerco un varco, quindi tolgo questa camera evolutiva per esempio, e poi entro. Ma non voglio entrare, perché io voglio prendere sta base, tenerlo il più possibile su due basi a lui, e poi entrare, magari. Se invece ho fatto i Banneling per cantellare le Hydra, non vado a sprecarmeli sul muro. Questo muro lo posso tirare giù, magari anche con le blatte, sparando contro il muro, e magari le sue blatte non riescono a colpire le mie blatte perché c'è il muro di mezzo e le blatte hanno lo stesso range. Questa è una giocata abbastanza buona. Qui Hydra 1-2 1-1, sei avanti. Quindi blatte Hydra contro blatte Hydra, e qui sì, lo switch dopo a Swordmost ci sta, devo dire, è la giocata più adatta. 17 minuti, ancora terza base non è stata completata, qui dovreste avere quarta base con il macro Azeri ce l'hai, vabbè. Zerglino rintanato, perfetto. Tutto secondo
Seconda giocata standard. Rete Nidus, questo non l'avevo visto. Rete Nidus, ignorantissimo. Fossa di infestazione per lui. Fossa di infestazione in costruzione per te. Quel Rete Nidus può fare male. Può fare male, sì. Anche perché normalmente negli overlord non si vanno a tirare giù, quindi nello TVZ si ha molta visibilità. Bravo sto giocatore Bitlitten, nella gestione della partita non mi è piaciuto macro micro, però qui scelta ottima. Adesso le due unità erano qui, non si mette molto a tornare indietro e a distruggerlo, però bella l'idea. Una volta sprecato il Vermenaidus, non è facile la cosa, dopo. Lì intanto è stato distrutto il Nidus e sono dentro un sacco di blatte di unità. 3, 4, 5, 6, 7, 8x8x4. 32 unità dentro il Nidus ci sono, che devono essere buttate da qualche parte. Qui l'Overlord è rimasto lì, no. Si è spostato l'overlord, però vedete, se un overlord qui ti può fare un Nidus in questa zona. Più basi ti prendi, più il Nidus diventa efficace, però tu devi fare in modo che il suo Nidus lo debba usare per difendersi, qui ti ingaggia. Alcune unità dentro al Nidus spot perché le ha portate molte fuori. Qui ecco, qui già tu sei 200-200, mettiamo, hai già preso questa base. Ora sì che mi puoi ciclare questo esercito. Dici, oh guarda, tu sei ancora lì chiuso, io sono su quattro basi, ho il macro azzeri, sono 200-200, sto per switchare a un'altra unità. Lui parte di Nidus, ti prova a sfondare dentro, quindi anche lui fa swarm sosta. Prova a spaccarti completamente dentro, qui ho visto la ricerca delle locuste volanti. Wow, non le ho mai viste. E allora prova a tirarti giù senz'altro le due camere evolutive, così non fai più gli upgrade. Così non fai più gli upgrade. E questo è poco ma sicuro. E poi vediamo un po' come va lo scontro dell'esercito. Qui spicchi l'esercito, parte combatte al fronte, parte combatte indietro. Indietro ne portano un po' di più per essere sicuro, però al fronte non farai grandi danni, anzi perderai abbastanza supply. E lì con pochi supply comunque è riuscito a farti ingenti danni. Comunque qui non hai minato la base, diciamo che non è quasi caduta, però era vicina e non ha subito danni. Giocata molto bella quella del tuo avversario, che ora è con l'acqua alla gola, perché qui la sua macro non lo supporta perché non ha neanche saturato sta base. Qui i minerali prima o poi finiranno, non ha più basi. Alla lunga vinci per forza alla tua, cioè come giocatore sei meglio. Dico solo che non devi dargli così tante possibilità al tuo avversario di ritornare in partita. Una volta che tu hai sei tutte le basi, lui è chiuso qui, ha perso, non può fare tante cose. Deve solo avere un'occasione dove lui ti pusha fuori, ma non può pusharti fuori perché è in un'autoconca fatta da lui, tra parentesi, quindi tu saresti come se stessi difendendo. Invece stai attaccando, quindi lui ti esce, ma è nella conca e perde. E deve provare tutto per tutto per non dare GG. Oppure lo chiudo qui, vado muta e qui lo comincio a tormentare su tutti e due i lati. Poi mi sono preso un attimino di vantaggio, vado di blatte o di un'unità che voglio io, dopo che sono su quattro basi con il macro assi. Però va bene anche quello che stai facendo. Ora qui è finito. E vabbè, che dai, c'è questa base, qui dovresti portare lì i droni lì. Qui lui è nettamente sotto di supply. Ora potresti forzare un po' la mano. Qui, cioè, all'inizio partita la tua linea di produzione è abbastanza lunga, perché sai quello che devi fare e sai proprio la tua build nella testa. Ormai la vedo quando giochi. Vari magari delle cose, però fai sempre quella. Ta 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 ta, 4 qua. Qui tra l'altro non ho visto Swarmost, devo dire la verità. Però vabbè. Quindi fai sempre quella e ce l'hai nella testa, quindi una azione viene dopo l'altra. Qui, cioè, stai facendo tre cose, hai messo tre cose in produzione ma che vanno da sole, quindi non stavi neanche producendo macro attiva. Quindi parliamo di droni, unità, soprattutto unità basi in late, o upgrade, muovere l'esercito, magari fare un rush, muovere, splittare l'esercito su più parti, tenere un fronte, prendere posizione, queste cose.
qui si sì, hai fatto sul mos, ma sono più di bellezza, diciamo, dai. E io ti ringrazio per avermi mandato il cast. L'idea di aprire il canale a me mi piace, quindi vedrete fra po' il nuovo canale di me e Rame, che io pubblicizzerò, io manterrò sempre il mio canale e il canale con Rame, e in più vedremo se in questo canale con Rame aggiungere anche Esoterico, quindi formare un trio come erano ai tempi i TCS, oppure, e tra l'altro andate a visitare Taverna dell'Hyperion, che è il canale di Esoterico, con il quale avevo in mente di fare una collaborazione. Vedremo se questa collaborazione sarà allargata con tutti e tre, oppure farò due collaborazioni distinte. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di mettere mi piace, commentare e di iscrivervi al canale se mi piacciono i miei video, così condivideteli che mi aiutate anche a crescere. Noi ci vediamo al prossimo cast, ciao a tutti ragazzi.